sindaco, gli abbiamo detto facci vedere se sai fare il sindaco dal primo consiglio comunale. Da quando lui non ha avuto neanche il coraggio di presentare una relazione programmatica al primo consiglio di insediamento. Abbiamo poi affisso vari manifesti, siamo stati secciati, siamo stati anche poi accusati che per colpa nostra non facevano quel piacere, non realizzavano quella cosa, e colpa la minoranza, no? Gli dicevano che è stato un po' si fa, perché sta la minoranza che guarda, che è stato un po' si fa, ma erano solo scuse, signori, erano solo scuse, perché non sapevano come rispondere a questa gente. Allora noi gli abbiamo dato sempre la possibilità di vedere, abbiamo sempre, diciamo, dato l'opportunità, perché noi siamo stati duri quanto dovevamo essere duri, ma siamo stati costruttivi e abbiamo dato sempre il nostro parere, non solo distruttivo ma anche propositivo. Noi sono 5 anni che stiamo dicendo: vogliamo sapere quel palazzo scolastico che fine farà. Loro non ci hanno mai risposto, e come questo tante altre cose. Certamente potevamo fare di più, ma purtroppo fare minoranza, signori miei, non è essere maggioranza. La minoranza, sfido chiunque, come l'abbiamo fatta noi, non l'ha fatta nessuno, perché noi abbiamo studiato. Fare minoranza significa studiare gli argomenti, affrontarli ed essere pronti e preparati per poter controbattere. Consentitemi di dire 2 parole sulla comunicazione dei frequentatori di marciapiedi. Comunicazione, dal latino comunico, mettere in comune, non è soltanto un processo di trasmissione di informazioni. In italiano il termine comunicazione ha il significato di far conoscere, rendere noto. La comunicazione è legata però anche al potere della persuasione ed è un processo costituito da un soggetto che ha intenzione di far sì che il destinatario pensi o faccia qualcosa. Cosa voglio dire? Che la comunicazione, caro sindaco, è sicuramente un punto di forza. A me però piace usare un'altra parola: pragmaticità. Sfogliando il dizionario, alla voce pragmatico si legge che concerne l'azione, la pratica, che tiene conto dei valori pratici, empirici, piuttosto che teorici. In poche parole, è pragmatico una persona che va subito al sodo, raggiunge l'obiettivo, una persona concreta, con poche parole e molti fatti. Ecco, io sono un pragmatico. E poi vi siete chiesti cosa rimane delle parole e dei discorsi se poi i fatti non sono proporzionali alle parole dette? Molti di voi mi hanno riferito di promesse fatte nel tempo da qualche amico della lista numero 1 e mai mantenute. Non parlo di promesse elettorali, parlo di promesse fatte in questi 5 anni. Quindi ben venga la comunicazione,
ben vengano le parole, ben venga stare giornate in mezzo alla strada, ma i fatti dove sono? Direbbe qualche anziano, come faccio a? La hoc è uno strumento. Il sindaco nello scorso comizio ha detto che non importa ciò che dici, non importa ciò che fai, ma più importante è come fai sentire una persona. Come pensate che si sente una persona quando viene illusa e poi delusa? Come pensate che si sente una persona quando prometti e poi non mantieni? Ecco, questo è il potere delle parole. Questo è quando vi dovevo chiarire alcuni punti del nostro programma e rispondere su alcune questioni sollevate dai nostri amici della lista numero uno. Perché, ripeto, noi non abbiamo paura di confrontarci, di dare risposta. L'indifferenza di cui parlano i nostri amici avversari è prima di tutto una mancanza nei vostri confronti. No, a Olivia. Giusto qualche delibera, anzi qualche determina, volevo, ma per il titolo più di curiosità, che è stato fatto, sono state fatte in questi giorni. Signori di Paolisi, imprenditori di Paolisi, nessuno di voi è bravo ed è abilitato per fare manutenzione alle strade. C'è, guarda caso, ha trovato l'oasi felice una ditta di Arpaia, la quale non ha lavoro nel suo paese, è venuto qui a Paolisi a trovare fortuna. Questa ditta è quella che ha messo i numeri civici, è quella che ha messo i dossi, è quella che ha rifatto l'asfalto ben 5 volte dove si abbandonava l'acqua a via Canale. Questa ditta ha avuto, anzi ha ottenuto da questo comune circa 100.000 euro. Nessuno di voi dei paolesi era in grado di fare questo lavoro. Non era più giusto affidarlo a dei giovani di Paolisi, far mettere quei numeri civici. Bastavano 2 chiodi per mettere quei numeri civici. Bastavano 2 chiodi. Questa è la delibera, una delle tante. Sono stati liquidati 19.000 euro in questi giorni. Poi ve ne dico un'altra. A proposito di somma urgenza, questa a Paolisi è una cosa normale. La somma urgenza si fa anche per le cose ordinarie. Si usa sempre le chiamotage e come fare favori. Lavori di bonifica da amianto all'edificio scolastico di via Ferrari, al vecchio, una delibera del 2008. Signori, per bonificare una canna fumaria 66.000 euro. Sapete chi l'ha fatto? Nessuno di voi. È una delle poche predilette aziende uniche